ci hanno fatto andare avanti quando i problemi erano peggiori, quando la barca faceva acqua da tutte le parti, e quindi ecco, nel momento in cui le cose sembravano si fossero rimette su un binario giusto, è arrivata questa doccia fredda. Un fulmine a ciel sereno, questo il commento dei dipendenti del Tongo in merito alla decisione del Tribunale di Arezzo che ha stabilito il fallimento della storica azienda di cucine con sede a Tegoleto nel comune di Civitella in Val di Chiana. Questa mattina assemblea dei lavoratori presso la sala consiliare del comune di Civitella. Qualsiasi cosa che ha una fine lascia un'amarezza, un dolore addosso che non sono difficilmente descrivibili. L'altro problema grosso è che, avendo 55 anni, essendo la nostra zona poi nel settore del mobile messa non molto bene, capite che diventa anche difficile ricollocarsi. L'azienda conta al momento dell'iscrizione nel registro fallimentare una cinquantina di dipendenti, al momento tutti sospesi. Cioè loro sono lì fermi, non possono licenziarsi, non possono essere dimessi fino a che non viene concordato con i commissari questo. Questa mattina infine gli amministratori della Del Tongo hanno incontrato i curatori. L'ultima speranza per l'azienda per garantire un minimo di continuità della produzione del marchio è quella dell'esercizio provvisorio. A oggi il Tribunale deve stabilire con i dati che gli danno gli amministratori se l'azienda è economico mandarla avanti oppure se è economico fermarla.